Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La diciamo riforma fiscale, no? È così. Delega fiscale. La delega fiscale. Sì. Intanto il presidente, il presidente Marattin della Commissione Finanze ha fatto un tweet, ha detto: con 322 voti favorevoli e 43 contrari, la Camera ha approvato la prima riforma fiscale sistemica dal 74, pensate, che però rimarrà lettera morta fino a quando non verranno attuati i decreti legislativi. Entro la fine dell'anno. Non perdiamo tempo, tanto per ricordarci la farraginosità nostro sistema. Prego. Prego Martino. Sì, questa è una delega fiscale, quindi noi diamo al governo i binari su cui si deve muovere. E noi abbiamo dato in questa delega fiscale la grande motivazione di un centrodestra nel governo. Siamo riusciti a salvare la casa da ulteriori tasse, siamo riusciti a mantenere la flat tax a 65.000 euro, e abbiamo cercato anche di creare uno scalone che, per quanto ci riguarda, porterà anche gettito nelle casse dello Stato. E il problema serio di questa riforma fiscale è che, oltre alla difesa che è stata fatta in particolar modo da Forza Italia e dal centrodestra, è che non ci sono risorse. Non si può fare una riforma fiscale così importante, su questo la vedo un po' diversa dal collega Marattin, senza mettere qualche milione di euro. Se voi pensate che solo per l'IRPEF ne abbiamo spesi 8, non si può pensare che una riforma fiscale che ha l'ambizione di essere una riforma rivoluzionaria dopo quella del 74 venga fatta a saldi invariati. Tagliamo gli sgravi fiscali e quindi miliardi saltano fuori. Quindi tutelate le nuove tasse, ma questo è un tema. Tagliamo gli sgravi fiscali, dice... Non ho capito, scusi. Tagliamo gli sgravi fiscali. Tagliamo tutte le varie tax expenditure e i miliardi saltano fuori. Siete d'accordo voi? Ma non basterebbe, questo è un discorso molto complesso, perché mirato rispetto anche ai vari settori. Sono un'ottantina di miliardi, non sono miracoli. Invece il sistema migliore per io penso che il sistema migliore per incrementare il gettito è quello di abbassare le tasse, una visione completamente diversa, perché se noi abbassiamo le tasse in questo momento riusciamo a creare per le imprese un volano che quantomeno resista alla tempesta perfetta che c'è. Sì. La riforma fiscale ha avuto come mantra la questione di non aumentare le tasse, ma per fare investimenti, perché anche di investimenti si parla nel settore fiscale, probabilmente il governo dovrà mettere sul piatto qualche miliardo di euro in più. Allora, Elisabetta Vercolotti, voi...